Buongiorno a tutti. Nei giorni scorsi avrete visto un po' di post della mia pagina, dei miei canali Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, che parlano di un nuovo libro della collana Copyleft Italia che io ormai dirigo da 10 anni ormai con l'editore Le Edizioni, di cui vediamo una testimonianza non cartonata ma viva, Nicola. Siamo brava, Ed è un Nicola. libro, eccolo. È un libro, la prima mia esperienza di traduzione di un libro inglese, anzi in realtà l'autore è gallese, Martin Weller, a cui poi ha partecipato anche l'altra persona che vedete nel video, che è Elena Giglia, Buongiorno. con cui abbiamo già avuto modo di collaborare per altre pubblicazioni, percorsi di formazione, iniziative varie, adesso un po' sospese per i motivi che sappiamo, anche perché Elena si è dovuta fermare, diciamo, perché no, stai Oh, un pit riprendendo, stop, un pit hai avuto un stop. pit stop per rimetterti in sesto un ginocchio, se ricordo bene. Allora, quindi vi volevo raccontare un po' come è nato questo libro e poi usare anche l'occasione per approfondire un po' gli argomenti del libro. Allora, lo faccio vedere, temo che lo si legga al contrario perché l'effetto specchio della videocamera è quello, però è La battaglia per l'open, in inglese più efficace, The Battle for Open. Come l'Open ha vinto, ma non sembra una vittoria. Quindi un titolo che insomma carica di entusiasmo, La battaglia per l'Open, The Battle for Open, però poi il sottotitolo che fa riflettere sul fatto che probabilmente questo entusiasmo va un attimo, come dire, circoscritto e rivisto sulla base dell'evoluzione che l'openness, che la filosofia Open ha avuto negli ultimi anni. Weller non è un giurista. Quindi non ha l'approccio tipico che ho io nei miei libri, invece, che è principalmente legalese, giuridichese. È un esperto di tecnologie per l'apprendimento. Lui ha fondato la Open University. E quindi studia l'openness, nell'ottica appunto dell'istruzione, della didattica, delle cosiddette risorse didattiche aperte, tradotte anche come risorse educative aperte, perché la famosa equivoco educational, io ho cercato di mantenerlo come didattico, come settore istruzione, non educativo, però ecco, quello è un po' l'ambito in cui ci muoviamo. Ho coinvolto Elena come, diciamo, collaboratrice della postfazione, si legge qua sotto, postfazione Sì, di, si legge molto si bene. legge molto bene, vedi, al contrario, ecco. Perché il libro è, lo dico molto serenamente, il libro è del 2014, il libro originale di Martin Weller del 2014, quindi la traduzione che è uscita la scorsa settimana, 2 settimane fa, quindi dal 2021, effettivamente rischiava di essere un po' obsoleta, un po' vecchio, cioè una mera traduzione di un libro come questo, su tematiche come queste che sono strettamente legate all'aspetto tecnologico, rischiava di dire delle cose ormai un po' superate. E allora c'era bisogno di qualcuno che aggiungesse quel pezzo, cioè che prendesse diciamo, le teorie di Weller, le dichiarazioni e anche i dati citati da Weller e ne facesse un aggiornamento, quantomeno un collegamento con la situazione che abbiamo oggi. E questo è stato l'intervento, appunto, la postfazione ragionata di Elena, che io ho definito nella mia presentazione dell'opera, nella prefazione dell'opera provvidenziale, perché effettivamente io non sarei stato in grado di fare tutto quel lavoro, anche perché mi avrebbe probabilmente preso altri mesi di lavoro. Il libro sarebbe uscito non nel 2021, ma nel 2022, quindi Nicola mi avrebbe giustamente detto: ma siamo davvero sicuri di volerlo fare? Ad ogni modo, allora, volevo anche, cioè, poi ringraziare Stavo Nicola controllando, è sempre anche per. molto corposa la postfazione, non è la classica No, no, postfazione esatto. di una paginetta o due, insomma, che gratifica l'autore o il traduttore. No, Puoi esatto. dirlo, puoi Infatti, dirlo. io addirittura l'avrei intitolata Appendice di aggiornamento, perché effettivamente Elena ha, anche con un approccio critico, è anche andata a, come dire, fare le pulci a Weller,
su quello che ha scritto nel 2014, che nel 2014 era giustamente, probabilmente era anche legittimo scrivere alcune cose, e però i 6 anni, 7 anni successivi hanno mostrato quali delle teorie di Weller si sono effettivamente rivelate una visione concreta della realtà, quali invece sono state smentite. Ad esempio, Weller anche nel testo di quarta di copertina, che anche qua si legge molto chiaramente, mette molto l'accento sui Massive Open Online Courses, i cosiddetti MOOC, che era un tema che in effetti nel 2014-2015 era mainstream, se ne parlava molto. Sapete che ci sono quelle parole trigger, no? Come, non so, l'anno scorso c'era, mi sembra, blockchain, se ricordo bene. Quest'anno c'è intelligenza artificiale, e quella era una delle parole che nel 2014-2015 effettivamente riempivano la bocca dei teorici, dei vari... ecco, prima c'è stato Nativi Digitali, se ve lo ricordate bene. Nicola se lo ricorda particolarmente bene. Quindi delle parole che a volte assumono un'enfasi e una centralità maggiore di quella che poi diventa negli anni appena successivi. Quindi giusto un esempio. Io ho fatto da mero traduttore, nel senso che ho cercato di mantenere la traduzione il più, come dire, il più aderente possibile, il più letterale possibile. E quindi ho lasciato a Elena invece la parte di intervento sui contenuti, e mi sembra fatto un lavoro molto molto buono. Ovviamente Elena ha spostato l'accento più che dal mondo dell'istruzione, scuola diciamo primaria, media e superiore, più sul mondo dell'istruzione universitaria e scientifica, perché è l'ambito di cui normalmente lei si occupa. E infatti, ecco qua il collegamento, io e Elena sempre per le edizioni, per l'editore, l'edizione, avevamo pubblicato un'altra opera, così li facciamo vedere, che era Far Open Access. Io avevo curato l'edizione, avevo scritto anche un capitolo sull'aspetto giuridico, sulle licenze open per il mondo delle pubblicazioni scientifiche accademiche, però Elena aveva curato appunto 2 capitoli sul concetto di Open Access. C'era anche Nicola tra gli autori, che ovviamente aveva portato il punto di vista di una casa editrice, no? Fare open access, cioè pubblicare qualcosa che per sua natura fin dall'inizio è di libero utilizzo, di libera distribuzione, di libera copia e riproduzione, sicuramente va a toccare, cioè come dire, mette in crisi l'interesse dell'editore, che invece tradizionalmente ha sempre guadagnato e vissuto sulla vendita, la produzione e la vendita di copie. Quindi ecco, faccio una domanda a Nicola, così iniziamo a dialogare un po'. Ma, cioè, chi te lo fa fare? Questa è la classica domanda che, no, la fanno a me normalmente come autore, no? Ma tu come autore perché fai le cose, le rilasci open? Ma io voglio dire, forse questa domanda ancora di più è ancora più delicata e provocatoria per l'editore, che in questo caso sei tu. Insomma, e non solo in questo caso, perché sono anche tante altre i titoli. Io qua li ho a casa, alcuni non li ho in ufficio, quindi, però altri titoli sempre della collana, miei o di altri autori cui io ho partecipato, che sono tutti liberamente disponibili con una licenza open. E quindi facci capire qual è il tuo punto di vista, perché fai questa cosa da buon samaritano. Beh, qualche volta me lo chiedo anch'io, ovviamente. Ah, ok. Allora non vale. Una volta, e me lo sono chiesto più volte nel corso degli anni, diciamo che appunto sono 10 anni che è attiva la collana con noi, la tua collana Copyleft Italia. L'edizione nasce un pochino prima, quindi sono più di 10 anni che in qualche modo me lo chiedo, ma come dire... Beh, tu non lo fai solo con me, però, nel senso, lo fai anche con altre collane. Trovo sempre una risposta plausibile, infatti poi, insomma, nel corso degli anni... stiamo per superare le 250 monografie diffuse in open access, oltre alle riviste, quindi insomma diciamo che la convinzione, sia pur qualche volta traballa, comunque permane, ecco. Cioè, la domanda classica è sul modello di business, no? Cioè, tu come... Sì, esatto. In realtà nasce un po' anche dalla parte della mia storia personale, dai miei studi, dalla mia tesi di dottorato. In realtà nasce da parte anche da delle motivazioni, chiamiamole ideologiche, quindi comunque con insomma, la convinzione che sia giusto e porti dei benefici a tutto il settore la diffusione della conoscenza in una modalità open, che banalmente vuol dire
gratuitamente. Poi Elena adesso starà sbiancando perché non vuol dire No, solo quello e lo sappiamo bene, ma poi appunto lascio a chi è più competente spiegarlo magari meglio. Però diciamo, dal punto di vista di un editore, vuol dire non farsi pagare. Per chi vuole leggere, da chi vuole leggere le opere che tu pubblichi. beh, non farsi pagare per le copie, però magari ti fai pagare per altro, no? Cioè, questo è il Esatto, discorso del modello tanto di voler business. dire un'inversione del modello di business, che è, diciamo, una cosa più classica, cioè che a pagare, non sono i lettori, ma sono i produttori, gli autori o le istituzioni a cui essi, afferiscono, che, diciamo, è abbastanza un modello anche abbastanza, se vogliamo, banale, semplice, no? Cioè, per i miei ascoltatori che non sono del settore, cioè sostanzialmente il libro viene pagato dall'ente di ricerca, dall'università, dalla fondazione per cui lavora l'autore o con cui l'autore ha trovato un rapporto di sponsorizzazione, di sostegno per l'iniziativa editoriale e tu quindi vendi un tot numero di copie, sai che, come dire, esci con una pubblicazione che ha già i costi coperti e il tuo lavoro coperto e quindi il problema della vendita delle royalties sulle singole copie diventa secondario, no? Questo è un po' semplificando molto, ecco. Però ecco, questo è il Esatto. concetto. Questo in realtà nasce appunto da. Io ho fatto una tesi di dottorato che analizzava l'editoria accademica nella sua transizione al digitale, ormai, vabbè, non dico quanto, ma No, 15 anni fa. diciamolo, diciamo. Io mi sono dottorato poco dopo di te, io del 2012, gennaio del 2012, tu ti eri dottorato 2 giri prima, no? Se ricordo bene, quindi. Ok. Nello stesso dottorato, così che spieghiamo come ci siamo conosciuti io e Nicola, dottorato che si chiamava Società dell'Informazione ed era a Milano Bicocca e adesso non c'è più, adesso è stato soppresso e accorpato ad altri. Archeologia. No, nasce dal fatto che appunto da quella tesi, anche da un'analisi del settore editoriale, dove in realtà era consuetudine, ma tuttora è consuetudine, che gli autori comunque pagassero per pubblicare, che in realtà, e quindi l'editore in quel caso lì prende i soldi due volte, cioè sia dall'autore che poi dalla vendita delle copie. E a me, da, diciamo, giovane idealista, studente idealista, mi sembrava, insomma, una stortura del sistema, non mi sembrava giusto, no? E da lì, insomma, andando avanti, vedevo che non ero l'unico che percepiva questa, insomma, questa ingiustizia. Pochi anni prima, diciamo, insomma, in quegli anni si stava diffondendo, era già nato il movimento Open Access, e quindi, diciamo, è stato naturale per me, per le edizioni, abbracciare questa filosofia, questo modello, che era molto promettente al tempo, purtroppo. Non si è affermato con la rapidità che tutti speravano, che anche tutti insomma, i fautori del movimento speravano, ma che con forse molta fatica sta comunque facendosi strada. In realtà, come dire, purtroppo ci sono degli interessi economici, soprattutto da case editrici, grossi editori internazionali, che rallentano questo processo. C'è una scarsa conoscenza anche dal mondo della ricerca, dei benefici di questo modello, però con tanta fatica, come Elena, insomma, ha ben presente, il modello si sta facendo strada, e appunto, ci sono editori come le edizioni che lo abbracciano convintamente, e insomma, il fatto che una piccola casa editrice come la nostra sia nata e cresciuta nel corso di questi 10 anni abbracciando questo modello è la dimostrazione che ci può essere un ruolo anche per gli editori in un ecosistema di comunicazione scientifica basato sull'open. Sì, Basta diciamo sapersi che adattare. il Sì. Posso pregiudizio, aggiungere arrivo, due scusami, Elena, cose, Simone? il pregiudizio è quello che l'open access sia l'editoria dei poveri, no? Cioè, se pubblichi con una rivista open access, con un editore open access, ti stai già qualificando come un ricercatore minore. Invece, assolutamente, questo è il messaggio che Elena nelle sue attività di divulgazione sta cercando di far passare. Io stesso, tu con il tuo modello di business, non è vero, ecco. Scusami Elena, magari volevi proprio dire No, questo. volevo aggiungere due cose. Intanto che voi sentitevi pure giovani, perché io il dottorato l'ho finito nel 1996, quindi questo, come dire, Pensa però, racconta molte cose. mamma Era il mia. settimo ciclo, vi vorrei dire, il mio dottorato era il settimo ciclo. E, no, però io volevo dire, una delle occasioni in cui mi è capitato di sentire parlare Nicola durante un convegno, se ti ricordi, eravamo al CNR a Roma, e mi aveva proprio colpito questa sua idea dell'editoria accademica come un'editoria di servizio,
perché in fondo noi stiamo parlando di una conoscenza che è prodotta con fondi pubblici, cioè le nostre università sono pubbliche, gli stipendi dei nostri professori sono soldi pubblici, quindi sono soldi di tutti noi. Ed è giusto che circolino liberamente, ed è anche giusto che, come dire, l'editore si faccia pagare per un servizio e non per il prestigio. Invece quello a cui abbiamo assistito in questi anni è esattamente l'opposto, soprattutto nel campo delle riviste, non tanto per le monografie, ma in parte anche per le monografie. Quando si entra in questa logica perversa del prestigio, per cui per esempio la rivista, non lo so, Nature, quindi la rivista prestigiosa, se mi chiede 12.000, 15.000, 20.000 euro di abbonamento all'anno, li pago, ma pago il prestigio perché alla fine i costi di produzione sono gli stessi. E questo sta diventando evidente con questa iniziativa che si chiama Plan S, di cui si parla anche nella famosa postfazione, è proprio perché un gruppo di enti di finanziamento della ricerca in Europa sta cercando di dire basta, quindi di dire noi paghiamo, ma paghiamo per un servizio. Quindi non paghiamo il prezzo del prestigio, paghiamo il prezzo del servizio. E si sono, come dire, si sono create per esempio queste tabelle, banalmente, in cui un editore deve dichiarare per cosa viene pagato. Esatto. E però questo era già, come dire, infatti io per questo apprezzo molto Nicola, perché lui già 10 anni fa aveva detto questa cosa, quindi l'idea che comunque l'editoria accademica debba essere un'editoria di servizio, secondo me è molto importante, perché il fine ultimo della comunicazione scientifica è far circolare la conoscenza. Voi capite bene che una rivista che costa 10.000, 12.000, 15.000 euro all'anno, chi se la può permettere? E secondo me, una cosa che ho cercato di mettere in evidenza anche appunto nella postfazione, è che questo periodo che stiamo vivendo, il Covid, la pandemia, ha messo in evidenza questa struttura. Perché, voglio dire, pensate a un articolo su una rivista medica. Il vostro medico, il medico che vi cura, non lo può leggere, perché non ha 10.000 dollari da spendere per una rivista, capite? Quindi il problema dell'accesso alla conoscenza non è solo un problema accademico, è un problema che ha, come dire, un riflesso su tutta la società. Sì. E il Covid l'ha reso proprio evidente. Allora, in questi giorni ho letto un articolo di Enrico Bucci, che seguo molto in questi giorni, perché mi sembra uno dei più lucidi scienziati, che fa divulgazione sulla questione, diciamo, della pandemia, e ha mostrato proprio la debolezza del meccanismo di condivisione dei dati lui parlava dei vaccini, ma in generale, cioè, esatto, da quando è iniziata questa pandemia non è che abbiamo tutta questa disponibilità e apertura dei dati sull'epidemia, da un lato perché c'è paura, ovviamente, no, pensate al caso Lombardia, no? che ci si è accorti che in realtà la Lombardia per settimane è stata classificata come una regione non virtuosa, era basato probabilmente solo su un errore di dati, cosa che se i dati fossero stati messi fuori in un modo trasparente, in una piattaforma davvero open, e quando dico davvero open vuol dire non è che non basta che ti metto un PDF lì e te lo vai a guardare, ma deve essere open nell'accezione più completa di open, quindi il concetto di open data che vi invito ad andare a leggere sulle altre nostre pubblicazioni, però ecco, se ci fosse stata un'openness vera, quel problema della regione Lombardia probabilmente sarebbe emerso alla prima settimana, perché qualcuno, qualche smanettone dei dati avrebbe detto: signori, ma qua c'è qualcosa che non torna. La stessa cosa pare che stia succedendo anche adesso con i vaccini, in questo articolo che è uscito probabilmente intorno al 5-6 di febbraio. Bucci fa notare che i dati sul vaccino Sputnik e su AstraZeneca non tornano, e che chiunque abbia un minimo di occhio clinico sulla lettura di dati epidemiologici e su ricerche, diciamo, farmaceutiche avrebbe potuto notare. Certo che se però i dati non ce li danno o ce li danno dopo, questo problema emerge. Chiaro che capisco che ci sia una paura generale, perché siamo in un momento in cui tutti abbiamo gli occhi, cioè tutti, il mondo della ricerca, della produzione farmaceutica ha i riflettori puntati addosso come probabilmente mai è stato nella storia, e quindi ovviamente vanno tutti, no, con i piedi di piombo, camminano sulle uova con la paura di fare qualche danno, allora cercano di muoversi con massima prudenza, però purtroppo qua c'è in gioco la salute dell'intera umanità, e quindi credo che si debba fare un bilanciamento di interessi e capire quando e come
cioè che cosa deve andare in essere prioritario rispetto ad però... altre. Sai cosa su questo, ed è anche appunto un tema di cui si parla nel libro, cioè nella postfazione, perché era doveroso fare questo aggiornamento. Certo. Rispetto al 2014 è cambiato proprio il mondo, nel senso che in Europa abbiamo la European Open Science Cloud, che non è un cloud inteso in senso informatico, è un ambiente virtuale in cui appunto chi produce i dati, chi produce servizi e chi fa innovazione si dovrebbe incontrare. Questo era per dire intanto che come dire, questa opportunità della European Open Science Cloud non possiamo perderla, perché tutta la ricerca europea passerà da lì. E poi è per introdurre anche un altro concetto, cioè che i dati non devono essere solo aperti, devono essere anche fair, questo acronimo che vuol dire in inglese findable, accessible, interoperable, reusable, certo. Quindi i dati devono essere identificabili, perché devono essere ritrovabili da qualche parte, accessibili, interoperabili e riutilizzabili. Per cui non è solo una questione di mettere i dati aperti, è anche il problema del formato, per esempio, in cui li metti. Perché non basta, come dicevi tu, mettere un file Excel, e deve esserci tutta la documentazione, perché sennò i dati, scusate, ha suonato il telefono, i dati possono anche essere interpretati male. Ha staccato il telefono. L'ho staccato, ma sì, continua sì. A suonare. Va bene, non c'è problema, non si sente non tanto. Non ti preoccupare, non si sente tanto, lascialo squillare. Vai avanti pure a fare. Va bene. Per cui vi dicevo, allora, questa European Open Science Cloud da una parte è una enorme opportunità che non possiamo permetterci di perdere, dall'altra comporta avere questi dati fair, quindi deve cambiare il modo in cui i ricercatori producono i loro dati. E gli editori, secondo me, hanno un ruolo fondamentale, perché devono anche loro cominciare a produrre, per esempio all'interno delle riviste, fare una produzione che sia a sua volta fair, quindi l'uso per esempio degli identificativi univoci, l'uso di, non lo so, delle licenze Creative Commons, quindi di licenze che permettano il riuso. Quindi diciamo, è tutto un discorso che da quell'anno, dal 2014 appunto, in cui Weller aveva scritto il libro, è veramente cambiato, diciamo, l'universo di riferimento, perché appunto ai testi si sono associati i dati sono diventati fair, è nata la IOSC, quindi è nata la European Open Science Cloud. La cosa un po' tragica, qui forse accennava anche prima Nicola, è che i nostri ricercatori hanno poca, come dire, consapevolezza. Poca dimestichezza con questi temi. Cioè, io appunto faccio tanti corsi di formazione adesso anche online, e quando si chiede avete mai sentito nominare la IOSC? Cosa, no, ti guardano? Nessuno. Ed è veramente tragica questa. Allora, questa. Scusa, riporto anche, cioè, allora, questa è l'ottica tipicamente, diciamo, rivolta al mondo della ricerca e della scienza. Il libro di Weller è, come dire, a cavallo, perché parla di mondo dell'istruzione, dell'insegnamento, anche, come dire, insegnamento scuola primaria, scuole medie, scuola superiore. E pensa anche in quel settore, no? E lì probabilmente Nicola neanche lì ne sa più di me, perché insomma lui fa l'assistente universitario, collabora in università proprio nelle facoltà di scienze della formazione, queste, dell'educazione primaria, queste cultore della materia, no? Le varie cariche accademiche. No, però ecco, pensate come la pandemia ha modificato la percezione che abbiamo oggi della didattica online, no? Cioè, quando Weller ha scritto questo libro nel 2014, parlava della transizione alla didattica digitale come qualcosa di futuro, no? di innovativo, certo, che stava arrivando. E poi cosa è successo? In effetti il libro, fino a febbraio del 2020, diceva delle cose, cioè utilizzava dei toni, diciamo, con i verbi al futuro, e poteva essere ancora, come dire, attuale. Nel momento in cui è arrivata la pandemia, che ha accelerato nel giro di praticamente un mese, no? Ci siamo trovati a prendere o lasciare. Cioè, se vuoi fare lezione, se vuoi fare attività didattica, devi fare online dietro uno schermo. Punto. Cioè, non è più una scelta innovativa, diventa una situazione normale, perché è l'unica soluzione. E ancora adesso questo dibattito è vivo, cioè, boh, la didattica a distanza. Io ho letto un articolo che diceva: non buttiamo via la didattica a distanza con l'acqua sporca. Cioè, è una rivoluzione che difficilmente
verrà dimenticata nel momento in cui passerà la pandemia. A parte che la pandemia credo che non passerà così con uno schiocco di dita, perché è arrivato il vaccino, sono arrivati dei farmaci, ma sarà una cosa che anche lì avrà uno strascico, una coda molto lunga. Ma comunque, quando saremo anche in grado di tornare a fare lezione, a fare attività didattica come si faceva prima, in realtà non lo faremo più come si faceva prima perché l'impatto è stato troppo devastante, cioè non è stata una cosa di un mese, di 2 mesi, ma è stata una rivoluzione che ha portato via quasi un anno e quasi 2 anni scolastici, ha impattato per quasi 2 anni scolastici e quindi non si potrà far finta che non è successo. E ovviamente questo è stato uno dei punti che mi ha messo più in crisi sul libro, perché quando ci siamo trovati questa primavera, perché il libro, la mia traduzione era sostanzialmente pronta questa primavera. Poi, così ritorniamo a parlare un po' del libro. La mia traduzione era pronta questa primavera, era arrivato il momento di fare quegli ultimi lavori di revisione, no, tipici che solitamente in un mese riesci a fare, con Nicola ci siamo sentiti, però è arrivata, no, è arrivato questo treno del Covid che ci ha scombussolato i tempi. Per cui, sai, uscire con un libro in un periodo come quello, eravamo un attimo scettici. In più, e questo lo dico, che fa parte della mia altra attività come autore, perché collaboro anche con altre case editrici, mi si è accavalato ad un altro libro che dovevo pubblicare con Apogeo Editore, che era, vabbè, il mio libro su Software Licensing and Data Governance. Anche quello è andato lungo per il Covid e quindi a un certo punto mi si sono, come dire, mi sono saltati i piani. E la traduzione è andata dopo l'estate. Anche dopo l'estate ci siamo resi conto che il libro non poteva più essere pubblicato così com'era, una mera traduzione, ma c'era bisogno di qualche intervento. Quindi io nelle note diciamo, della traduzione ho aggiunto ogni tanto dei riferimenti per far notare che magari si può semplicemente aprire un link per vedere come quell'argomento è stato trattato successivamente, ma poi c'era bisogno di qualcuno che queste materie le masticasse più correntemente, e allora ecco che ho alzato il telefono e ho detto: Elena, visto che sei a casa in questo periodo di autunno e ti stai Di annoiando, pit stop, non sì. avresti voglia di darmi una mano? E lei mi ha dato una mano molto di più rispetto a quanto rispetto alla mia aspettativa, nel senso che mi aspettavo appunto la classica postfazione di 3-4 pagine, invece sono diventate quasi 20, no? Cioè, nell'impaginato di oggi sono circa una quindicina di pagine. Con tanto di bibliografia, altra cosa importante, cioè la bibliografia di Weller è uno degli aspetti più interessanti probabilmente del libro, che sono circa 7-8 pagine fitte di bibliografia. Ma poi, in nota alla postfazione di Elena, c'è una bibliografia che possiamo considerare di aggiornamento, cioè per chi vuole leggere documenti e scritti e articoli più recenti, quindi dell'ultimo anno anche, e che tengono già in considerazione della rivoluzione Covid, della rivoluzione della pandemia, può far riferimento ai link forniti da Elena. Niente, allora, come dicevo, giusto una panoramica sugli argomenti del libro. Allora, Weller apre con un capitolo che si intitola La vittoria dell'Open, quindi dà per scontato che in un certo senso l'Open abbia già vinto, ok? Mentre quando io mi sono occupato di questi temi, i primi anni erano il 2004-2005, il mio primo libro era Copyleft and Open Content del 2005. Parlavi dell'open come appunto una cosa, un bel sogno che forse si sarebbe avverato. Poi negli anni appena successivi è arrivata Wikipedia, che secondo me è il grande, cioè anzi, Wikipedia era dei primi anni, prima metà degli anni 2000, però il suo grande successo e il suo riconoscimento è arrivato nella seconda metà degli anni 2000, e quello è stato il primo segnale che l'open era. Non era più un gioco per pochi idealisti e per pochi buontemponi. Idem il successo dei sistemi informatici open, perché Linux, che si viene percepito come un sistema operativo di nicchia per pochi smanettoni, in realtà noi ce l'abbiamo nei cellulari Android, nei router, nei frigoriferi, nelle lavatrici smart, nelle TV smart. Quindi è stato un trionfo dell'openness anche dal punto di vista informatico. Però ecco, quindi il punto di partenza è che l'Open abbia vinto, però poi i capitoli successivi iniziano a, come dire, a fare le pulci a questa vittoria. Perché
inizia a chiedersi che tipo di openness, che cosa intendiamo per openness, altro riflessione non da poco, e poi ecco c'è un capitolo, il terzo, sulle pubblicazioni in open access, che è diciamo il tema di cui abbiamo forse già di più discusso in questa presentazione e su cui, ripeto, probabilmente trovate maggiori approfondimenti sul nostro Far Open Access, che è del 2017, quindi abbastanza recente, e poi inizia a parlare delle cosiddette Open Educational Resources, cioè le risorse didattiche aperte. Quello è l'aspetto che probabilmente con l'avvento della pandemia richiede maggiore riflessione e aggiornamento. Il libro è anche uno dei più corposi, cioè nel senso che siamo arrivati a, compreso bibliografia e presentazione e postfazione di Elena, a oltre le 300 pagine, 306 pagine, quando normalmente insomma i libri della collana, vedete, faccio vedere lo spessore. I libri della collana invece sono sempre abbastanza leggeri, l'obiettivo è di fare divulgazione, quindi la collana Copyleft Italia di edizioni ha un approccio divulgativo, sono pubblicazioni solitamente che vanno sulle 160-180 pagine. Ribadisco, i libri della collana sono tutti, non solo parlano di temi open, ma sono tutti open, quindi li trovate sia sul sito di edizioni, sia sul mio sito e sia su altri repository. Infatti adesso ci daremo da fare, magari anche Elena ci darà una mano per mettere anche il libro di Weller nella traduzione italiana su qualche repository open access. E aspettiamo anche recensioni, nel senso che io confido che qualcuno abbia voglia di scrivere due righe su questa nostra impresa. Posso aggiungere una cosa su questo? Perché appunto è un altro punto a favore di Nicola, perché chi ha sofferto molto in questo periodo di pandemia sono le biblioteche. Perché le biblioteche erano fisicamente chiuse. Quindi mie colleghe, per esempio, all'Università di Torino, che impazzivano, cioè stavano su anche la notte per cercare materiale educativo per gli studenti, perché non tutti gli editori sono illuminati come le edizioni come Nicola Cavalli, alcuni non hanno proprio la copia digitale del volume, per cui il volume rimaneva chiuso fisicamente in una biblioteca fisica chiusa e gli studenti non avevano possibilità di avere una copia digitale. Siamo nel 2021, io veramente mi chiedo che cosa aspettino anche gli editori accademici italiani ad aggiornarsi. E un'altra cosa che appunto non c'è nella postfazione perché è di questi giorni, è successo che molti editori, in questo caso internazionali, stiano facendo pagare alle biblioteche il 500% in più per la copia digitale rispetto alla copia cartacea, e la copia digitale ha un solo accesso, quindi la può leggere un solo lettore, mentre ovviamente la copia cartacea è in biblioteca, quindi va in consultazione e la possono leggere in tanti. Si aggiunge a questa criticità anche quella delle adozioni, che io non conoscevo, ma l'ho conosciuta di recente perché ho seguito una casa editrice come avvocato, quindi ho seguito una casa editrice che lavora nel mondo delle pubblicazioni scolastiche, non accademiche, quindi scuola, in quel caso era scuola media, e ho scoperto che c'è tutto un mondo dietro delle adozioni, prenotazioni, saggi, copie saggio ai docenti, che innesca tutta una serie di criticità che appunto vanno tenute in considerazione in questa rivoluzione che stiamo vivendo. Tra l'altro, scusate, visto che stavo parlando appunto dei contenuti del libro, dopo la parte su l'istruzione open, quindi le Open Educational Resources, i MOOC, la Open Scholarship, a parte che c'è un capitolo interessante che si intitola L'istruzione è malata e la narrazione della Silicon Valley, cioè come la Silicon Valley, il successo della Silicon Valley, quindi diciamo gli anni tra il 2010 e il 2015, quando la Silicon Valley, il mondo di San Francisco e la Bay Area era visto come l'Eldorado, però ha creato una narrazione distorta, secondo Weller, del mondo della didattica e dell'istruzione. Lì vi lascio leggere il capitolo che è molto interessante. Poi c'è un capitolo che si intitola L'openness messa nudo, cioè va a fare le pulci proprio a tirar fuori i punti dolenti, ma poi ecco, gli ultimi due capitoli sono proprio quelli che ci fanno capire come questo libro era già in una prospettiva appunto di cambiamenti molto, molto, molto radicali dei prossimi anni. Cioè
Il penultimo capitolo si intitola Open Education e Resilienza. Resilienza è una parola che io non amo particolarmente. Vabbè, proprio una questione di parola chiave del 2020. Bravo, però. Esatto. Forse eccola lì, l'abbiamo trovata, la parola chiave del 2020. Però ecco, vedete come, cioè, parlare di Open Education, quindi di didattica aperta, di didattica open, legato al tema della resilienza. Capite come queste riflessioni di Weller probabilmente sarebbero da rivedere nell'ottica dell'impatto che ha avuto la pandemia, sì. E di come appunto abbiamo dovuto mettere in gioco la cosiddetta resilienza, cioè cercare di rimanere, insomma, di tenere la barra dritta, e anche se c'era questa cosa che aveva, è arrivata questa rivoluzione, questa sciagura, perché chiamiamola col suo nome, che ha messo in crisi anche i rapporti umani, anche ha portato via, insomma, ha separato le famiglie, ha creato problemi per i ragazzi che hanno magari, che avevano già delle difficoltà di apprendimento e che quindi hanno perso il treno, adesso saranno da recuperare nei prossimi anni. Quindi la resilienza è un tema davvero chiave, giustamente come Nicola ha fatto notare, forse era quella la parola trigger di quest'anno. Ma poi l'ultimo capitolo, il futuro dell'open. Capisco che leggere nel 2021 un libro che è scritto nel 2014, leggere in un libro questo capitolo che si intitola Il futuro dell'open fa sorridere, perché dice, caspita, quello che per Weller era il futuro nel 2014, quando questo capitolo è stato scritto, probabilmente per noi è il passato, cioè è successo negli anni 2015, 16, 17, 18. Però ecco, da un lato è anche interessante, cioè leggerlo in quest'ottica qui, vedere come solamente 6 anni fa si guardava il mondo dell'immediato futuro con occhi diversi rispetto ai nostri, è secondo me molto interessante e stimolante. Ripeto, se altre persone, altri esperti di questo argomento, della Open Education in particolare, vogliono aggiungere dei pezzi, cioè vogliono far notare che Weller magari ci ha visto male o ci ha visto particolarmente bene o che alcune cose andavano probabilmente riviste, modificate, e lo vuole aggiungere, io sono disponibile a, come dire, non possiamo aggiungere un'ulteriore postfazione perché il libro ormai è uscito, fatto e finito, però sono disponibile a dargli spazio sui miei canali, sul mio blog, sui siti eventualmente dell'edizione, possiamo aggiungere un PDF da scaricare, ben volentieri. Quindi la traduzione ha questo scopo di rendere questo libro, questo contenuto, secondo me molto valido, di questo autore britannico, anche ad un pubblico che fa fatica a leggere l'inglese. Ovviamente chi invece avesse già letto la versione inglese può scaricare il nostro file semplicemente per leggere l'intervento di Elena. Ringrazio anche altre persone, ecco, questo ci vuole, perché che sono citate nella mia prefazione presentazione, che sono, vabbè, Luna Guaschino, che mi ha dato una mano tecnicamente nella traduzione, perché tradurre dall'inglese è una lingua che mastico, però ogni tanto qualcuno che ti dà un occhio, che ti rivede alcune forme, alcuni passaggi li ha tradotti lei, io poi li ho rivisti, quindi è stato molto utile, lo ringrazio. E poi il buon Andrea Mangiatordi, che è stata la persona che mi ha segnalato il libro, cioè 4 anni fa circa, era il 2016-2017, è stata la persona che mi ha detto, guarda, se vuoi fare una traduzione, visto che era da un po' di tempo che masticavo l'idea di fare una traduzione di qualche libro rappresentativo del settore open, dell'argomento open, e Andrea mi ha detto, guarda, anche se non è giuridico, quindi anche se non è nelle tue corde pienamente, prova a leggere questo e prova a riflettere se secondo te è nell'ottica una traduzione valida da fare. E in effetti aveva ragione e l'ho fatto volentieri. Avrei, ammetto, preferito riuscire a farla in tempi più brevi, però quando poi si lavora cioè l'attività di autore diventa secondaria rispetto all'attività di formatore, di avvocato, purtroppo il tempo rimane quello che è. Comunque, non so, Nicola, hai qualcosa da aggiungere? No, beh, non hai detto quanto costa il libro nella versione cartacea. Giusto, bravo. Allora, la versione cartacea costa 18 euro e a volte mi chiedono, non lo trovo. Pagine, certo. Allora, sul libro, sul sito di ledizioni.it si può ordinare la copia, sono già disponibili. La copia digitale è open e quindi è gratuita. Oppure, scusami, su Amazon e su qualche altro store ha un prezzo simbolico, questo non me lo ricordo. Li hai messo? No, purtroppo Amazon non accetta il file open access, diciamo gratuito, cioè che poi open access e Amazon non possono stare insieme. Certo.
però c'è un file gratuito non li accetta, quindi non si può scaricare da Amazon, ma si può scaricare dal sito di dedizioni, dal sito della collana Copyleft Italia, dal tuo sito, e in realtà è indicizzato nella directory of Open Access Books e quindi sarà anche in tutti i cataloghi delle biblioteche che si potrà, diciamo, scaricare gratuitamente da un'ampia... si potrà trovare in molti sì, posti. Sì, confido poi che i vari amici smanettoni, bibliotecari, wikipediani, open sourceari ci aiutino a metterlo sui vari repository, così abbiamo più la cosiddetta ridondanza. Ultima annotazione è Weller, l'ho, come dire, informato attraverso Twitter, io ho fatto un tweet dicendo finalmente è uscita la traduzione italiana del libro e l'ho taggato, e lui ha commentato sounds cooler in Italian, cioè suona addirittura più fico, più bello in italiano. Sapete che gli anglofoni hanno questo fascino particolare per la nostra lingua, no? Cioè, dicono che qualsiasi cosa detta in italiano ha sempre un suono, ha sempre una sua poesia, una sua musicalità. Non so quanto sia vero, però a loro suona così, e quindi questo è stato il commento. Gli manderemo, gli notificherò anche questa nostra presentazione video, non so sinceramente cosa capirà, se sarà in grado di capire qualcosa, perché l'abbiamo fatta tutta in italiano, e basta. Se non avete altre annotazioni, direi che ci possiamo salutare. Ringrazio tutte le persone che hanno seguito e che ci sostengono costantemente, perché appunto, ripeto, a volte è anche una battaglia, come ha detto giustamente Nicola, idealista, e quindi abbiamo bisogno anche di un sostegno di quel tipo, cioè chi sposa questa filosofia non ci fa un dispetto se diffonde i nostri contenuti, anzi lo ringraziamo volentieri, cioè se cliccate su quel tastino che c'è sotto ogni contenuto che si chiama o condividi o che ne so, consiglia, seconda se consiglia su LinkedIn, condividi su Facebook, mi piace su Instagram, non so, non siate avari, perché aiuta molto, non tanto per rinfrancare il nostro ego, ma anche per far conoscere questo contenuto e questa quindi filosofia anche ad altri soggetti. Prego Elena. Ma perché guarda quello che stavi dicendo tu sull'ultimo capitolo, il futuro dell'open, è perché, come dire, ci dà anche una prospettiva storica, cioè quello che poteva sembrare acquisito nel 2014, esatto, invece in realtà nel 2021 siamo ancora qui a doverlo ribadire, quindi questo, esatto, fa anche capire che questa battaglia appunto per l'open non è mai finita, insomma. Purtroppo è vero, ci sono interessi, quando ci sono interessi economici di queste grandi case editrici che non intendono l'editoria come intende Nicola, veramente fa capire quanto proprio bisogna lavorare ogni giorno con i ricercatori, perché poi sono i vostri autori, quindi sono quelli che poi scrivono. Quindi è proprio un lavoro continuo, serve tanta diffusione, serve tanta, come dire, partecipazione, che poi è uno dei, come dire, dei criteri dell'openness, quindi... Ottimo, grazie a voi due in particolare, grazie a tutti coloro che hanno seguito. Ciao a tutti, grazie. Arrivederci. Arrivederci, ciao.